notizia. E quella brutta? Insufficienza cardiaca con gestizia. Quale delle due? Quella buona. Perché? Non lo so, ma per te è così. Un nuovo pezzo del puzzle lo è comunque. Qual è quella brutta? Abbiamo due pezzi di due puzzle diversi. Sembrerebbe. E se non fosse stato uno shock anafilattico? I farmaci antirigetto potrebbero aver causato una crisi e poi l'insufficienza. Crisi risolta dalla mammina con la sua epinefrina. Era uno shock anafilattico. Altro? Beh, e se fossero davvero due puzzle? Cioè, ha avuto due rare patologie non collegate in una settimana. Abbiamo spiegato l'anafilassi. Come abbiamo? Sono stato io. Almeno credevo, ma forse no. Comunque ci ho provato. Avere problemi al cuore non è raro dopo un trapianto cardiaco. Ammettiamo che House abbia ragione a proposito dell'anafilassi. È indiscutibile. L'insufficienza cardiaca può essere dovuta ad un'infezione, ad una coronaropatia o al rigetto. Scusa, ci sarà una ragione se si chiama lavagna bianca. Non l'ho inventata io. Quale nesso c'è tra le due patologie? Vogliamo continuare a fissarci o possiamo cercare di capire cosa ha causato l'insufficienza cardiaca? Solo l'insufficienza cardiaca. Mi puoi dare il pennarello nero? Non ha febbre, forse non è un'infezione. O non ha febbre perché sono sei mesi che prende immunosoppressori? Facciamo un attacco, biopsia cardiaca e ripetiamo gli esami del sangue.